un'altra l'abbiamo voluta dedicare più che altro ai genitori, alle problematiche dei loro figli, e quindi abbiamo invitato sia i medici che lavorano a favore dei nostri bambini e anche i professionisti che AMRI finanzia all'interno dell'ospedale. Non mi dilungherei più di tanto, chiamerei il professor Martini che come sempre ci segue, ci supporta e non fa mai mancare il suo sostegno all'associazione e la sua presenza in questa occasione. Così ci illustrerà un po' le novità che in questi 12 mesi sono succedute. Grazie Gabriele, grazie a voi per i che sono venuti, soprattutto quelli che vengono più lontano. E abbiamo in effetti molte novità. Allora, la prima novità è il nostro trasloco. Sapete, noi in teoria eravamo previsti nel nuovo padiglione, quello per essere concluso, poi voleri superiori hanno bloccato questo progetto e ci siamo ritrovati, però non abbiamo trovato comunque una soluzione ragionevole, perché il nostro reparto verrà trasferito in un'unità molto bella, che è l'unità di malattie infettive. C'erano due unità di malattie infettive, le due divisioni ne è stata creata una sola, quindi si è liberato il reparto di malattie infettive, sono stanze belle, finalmente potremo accogliere un altro paziente di stanze singole, la maggior parte sono stanze singole, qualcuna per il numero di posti letto l'abbiamo adattata a due letti, tutte con bagno, insomma è un altro, diventa veramente finalmente un reparto molto bene. In quella sede siamo anche riusciti a trovare una bella stanza per visitare interamente ad AMRI, a Pian Terreno, quindi AMRI avrà la sua sede nello stesso palazzo in cui ci sarà per fare. Il Day Hospital pensavamo di spostarlo al piano di sotto, dove noi abbiamo attualmente il reparto, sarebbe comunque stata una sistemazione provvisoria. Poi alla fine l'ospedale ci ha ridato il vecchio Day Hospital che noi dovevamo avere nel nuovo palazzo. Abbiamo un Day Hospital molto bello, avete modo di vedere, molto più largo, molto più confortevole, e quindi avremo molto più spazio, delle sale anche dedicate al gioco. Sapete che i bambini che sono sottoposti a dieta, cioè alla terapia cortisonica, hanno molta fame. Uno dei problemi maggiori è che grassano, perché mangiano di più. Allora, quando tanti anni fa, 30 anni fa, io ero all'estero, ho visto a loro un libretto che era stato fatto che conteneva delle diete che sono ipocaloriche. Allora abbiamo costruito, grazie a Stella e a tanti dei nostri costruzionisti, un libretto illustrato, poi grazie ad altri daremo le stampe che noi distribuiremo poi una volta finito a tutti i bambini che fanno terapia steroidea, e speriamo che questo, insieme ai nostri consigli di migliorare il cibo, possa aiutare a sopportare questa fame, quindi anche questo dovrebbe essere come sapete, grazie al vostro supporto, c'è un nostro giovane che in questo momento si trova a Boston, ad Harvard, dove sta studiando una cosa molto importante. Quello che sta facendo è una tecnologia molto innovativa che consiste nel riprogrammare, vede che nel nostro organismo ci sono delle cellule staminali, che sono le cellule che poi si differenziano nei vari tessuti. Allora, ci sono oggi delle tecniche inserendo dei geni particolari in cellule fibroblastiche, proprio già differenziati, che sono in grado di riprogrammare queste cellule e cellule staminali. E questo è uno strumento di ricerca, potenzialmente di terapia, ma soprattutto di ricerca molto potente, perché permette poi di ridifferenziare queste cellule e di studiare chi più bene che hanno malattie, che sono proprio soprattutto delle malattie di tipo. Quindi quando lui tornerà, alla fine dell'anno prossimo, speriamo il laboratorio di poter mettere in vista questa nuova tecnologia, che è una tecnologia d'avanguardia e che dovrebbe aiutarci molto nella nostra. Sapete che l'imaging, cioè l'ecografia, la risonanza magnetica, per noi oggi è molto importante per tante ragioni. Quindi quello che è necessario è per noi ormai, come si fa nell'adulto, nel bambino siamo in pochina,
questo è un carico di lavoro che la nostra radiologia non riesce a portare. Allora, già da tempo sapete che nel nostro gruppo la dottoressa Malattia si occupa di me. Lei sta imparando a usare l'ecografo e noi ci doteremo di un ecografo dedicato a noi, quindi non avremo più bisogno di usare di quella roba raffinata, ma insomma per poter esaminare i nostri bambini che vengono in preopera noi potremo finalmente disporre del nostro ecografo. Come ci procuriamo questa cosa? È molto positiva, noi abbiamo vinto un grant europeo insieme a altri colleghi, soprattutto olandesi, che serve per formare dei ricercatori in sostanza. Sono dei grandi in cui i ricercatori girano l'Europa e si formano in vari centri, quindi si fermano 3 anni. E quando si trattò di fare questo grant c'era il problema di avere dentro anche un'industria, perché la comunità europea esigeva che ci fosse anche un'industria tra i vari paesi. Io sono riuscito a inserire come industria Esaote. Esaote è un'industria che fa opere importanti per gli sforzi di tutto il mondo, che è presente qui. Allora, nell'ambito di questo progetto siamo riusciti con Esaote, lo dobbiamo finalizzare nelle prossime settimane, ci sono tutte le premesse perché tutto vada per il meglio, il fatto che loro ci diano in comodato, quindi ci regalino in sostanza per uso, il loro migliore ecografo, un strumento che costa 7.000 euro, che ci permette, noi potremmo usare anche e soprattutto poi per motivi di ricerca, nel senso che oltre a fare l'esame sul bambino potremo analizzare, potranno analizzare gli ingegneri che lavoreranno, anche i dati grezzi che vengono proprio dalla macchina, per cercare di creare nuovi software che permettono poi di dare risposte a problemi che finora sono risoluti, insomma. Quindi rappresentare un reale progresso nella nostra conoscenza e nel progresso stesso della macchina. Quindi nell'ambito di questo grosso programma di ricerca che abbiamo attivato insieme ai Esaote dovremmo avere l'opportunità di acquisto del computer dell'ecografo e di avere a disposizione un ecografo che è il massimo livello che questa ditta possiede e questo è un altro grande della comunità europea che abbiamo visto in collaborazione tra Pietro Testi, cui forse vi ho parlato, è PharmaChild, che è un grant che ci permetterà di fare un registro europeo per tutti gli effetti collaterali dei biologici nei bambini. In altri termini, questo registro dovrà radunare i dati di tutti i bambini in Europa, che tutto sommato anche non in Europa, che fanno terapia con agenti biologici per seguirli nel tempo e quindi poter avere un database in cui riusciamo a vedere se questo trattamento con biologici è associato a qualche problema. Finora sono molto ben tollerati, per fortuna. Sapete anche perché c'era stato un po' di tempo fa una dichiarazione dell'FDA che ipotizzava che l'uso dei farmaci anti-TNF potesse aumentare l'incidenza di neoplasie di cancro. Questo aveva portato un po' di panico, anche perché era contrario, era un po' inaspettato, nel senso che all'inizio forse questo si poteva sospettare, ma poi di fatto, soprattutto si era visto che era l'artrite in sé per sé che aveva un modesto incrementava di poco l'insorgenza delle neoplasie. Questo vero un po' per tutte le malattie infiammatorie. Le malattie infiammatorie in generale, in maniera molto modesta, ma aumentano il modestissimo rischio di acquisire qualche tipo di neoplasie. Studi più recenti, per fortuna, su larghi registri sembrano dire che non è così, che sia la malattia in sé per sé che domani può predisporre alla maggiore incidenza, anche di questo sono molto modesta di neoplasia, al contrario la terapia probabilmente non ha nessun effetto, semmai c'è proprio la terapia. Comunque il farmaciaio è proprio un grant che dovrà rispondere a questo giudizio, dire quanto tranquillamente, come sembra proprio, possiamo dare questi. Sempre in termini di terapia, ormai sono conclusi, sono stati mandati alla pubblicazione, per la pubblicazione, 2 grossi studi, uno sull'uso di
l'anticorpo contro il recettore di L6 altro l'anticorpo contro IL1, quindi sono le due nuove terapie che si usano nella terapia sistemica, contro IL6 e contro IL1, che hanno risultati spettacolari, come voi sanno, e che cambieranno sicuramente nel futuro il modo con cui lavoriamo. Sarà di raccogliere poi dati su popolazioni molto larghe sulla loro sicurezza, questo è importante, cioè la sicurezza la si ha, ma ci sono trattati che attivano 30.000 40. Insomma, per forza di cose, ma a tutt'oggi sembrano anche qui ci sia un bilancio tra dei positivi e piuttosto c'è estremamente positivo. L'utilizzo umano del farmaco con PL6 è già stato approvato per uso nella forma sistemica, quindi in maniera sia in Europa che in America. Stiamo aspettando la registrazione finale in Italia, perché questo dipende dalla contrattazione che sono in atto tra la casa farmaceutica e l'AIFA, la nostra agenzia regolatoria, per stabilire i prezzi. Infine, un'ultima cosa, molto più generale, come forse vi ho detto l'anno scorso, io sono diventato il presidente della Società Europea di Reumatologia Pediatrica e sto cercando di farne una vera società, insomma, qualcosa che vada al di là dell'organizzazione del congresso annuale, che possa servire a diffondere la cultura in Europa e nel mondo sulle malattie reumatiche del bambino. Un'iniziativa che spero di portare a compimento a breve, già stato l'ora da parlarne, è quella di un giornale proprio dedicato, al giornale internazionale legato alle malattie reumatiche dei bambini. Questo giornale, per la verità, già esiste, è stato fondato da un mio collega amico americano, il quale mi ha coinvolto per avere anche un partner europeo. Questo giornale, che è un giornale innovativo nel senso che ci sono una serie di giornali nuovi che hanno un accesso libero, cioè voi trovate l'articolo, schiacciate un bottone e vi compare l'articolo, non avete bisogno di fare l'abbonamento, di pagare, e l'accesso è assolutamente libero. Questo è un po' il futuro dei giornali, ci spiega, e non domani tutta la produzione scientifica sia liberamente accessibile a tutti senza la necessità di pagare gli abbonamenti. Questo giornale ha queste caratteristiche, sapete anche che i giornali vengono valutati sul loro fattore di impatto, cosiddetto impact factor, che dipende da quante citazioni in pratica gli articoli che sono contenuti su questi giornali hanno ottenuto nei due anni precedenti. Un po' sorprendentemente, perché questo giornale ha avuto un buon impact factor, ce l'avrà da poco, giugno sarà un impact factor, l'editore prevede che sia di buona qualità. E allora io ho pensato di farne l'organo ufficiale della Società Europea di Reumatologia. Perché questo? Perché la pubblicazione su questi giornali, proprio perché non bisogna pagare l'abbonamento per la rivista, è però più cara rispetto agli altri. Questo può demotivare le persone a pubblicare, perché devono pagare di più per pubblicare l'articolo su questi giornali. Allora la società si farebbe carico di parte delle spese di pubblicazione in maniera da diminuire il prezzo che il ricercatore deve pagare e quindi permettere una maggiore diffusione del giornale, permettere di ricevere più articoli e avere una maggiore diffusione del giornale. Quindi speriamo che, se tutto va bene, ci impegneremo, se saremo fortunati, ci riuscirò, si possa avere anche questo è abbastanza importante, che la comunità internazionale abbia un giornale dedicato proprio specificamente alla reumatologia pediatrica, cosa che oggi non esiste in questo giornale, ma ciò che infatti insomma, può diventare molto più importante e quindi anche grande vantaggio di poter essere uno strumento didattico che può essere di libero accesso anche ai paesi più sfortunati che non hanno neanche i soldi per comprarsi le volante riviste. Queste sono, scusi, dove lo troviamo adesso, ha detto che è già per l'altro, se vuoi digitare il biglietto di reumatologo, su Google, è stato fuori il giornale. Lo scopo di farne un organo della pressa è quello di permetterne la sopravvivenza, perché, cosa che non vi ho detto, questo giornale è minore sopravvissuto anche perché questo mio amico americano aveva dei fondi con cui pagava, perché è quello che vorrei fare alla pressa.